Devo dire una coincidenza di tempi praticamente perfetta. Riprendo da dove avevo interrotto facendo una breve presentazione dell'iniziativa di oggi. Signor Ministro, signor Sottosegretario, autorità tutti, signori parlamentari, amici, direttori, colleghi di ISPRA delle agenzie regionali, intanto benvenuti e buongiorno. Pensavo a un inizio un po' a sorpresa, ma la frase che mi è venuta più spontanea dopo quasi un anno di lavoro è che dunque finalmente ci siamo su questa conferenza. Ho avuto modo nella mia esperienza di direttore in questi anni di aprire ed inaugurare vari convegni e conferenze, ma oggi provo un'emozione e, se permettete, anche un orgoglio particolare con i quali do inizio. È un'occasione particolare perché questo nostro incontro di oggi e di domani cade a 20 anni dalla legge istitutiva del nostro sistema, istitutiva delle agenzie regionali per la protezione ambientale. 20 anni di cammino, 20 anni di percorsi, 20 anni di sfide, 20 anni di attese, 20 anni di progetti, 20 anni di aspettative, 20 anni di noi e del nostro sistema. Saranno 2 giorni densi di riflessioni, di contenuti, di critiche e di proposte. Però permettetemi di sgomberare subito il campo da un possibile equivoco. Noi non siamo qui oggi e domani per fare l'ennesimo convegno su tematiche ambientali, non crediamo ce ne sia bisogno. Non siamo qui neanche per celebrarci, per autocelebrarci, per dirci e per dire agli altri quanto siamo stati bravi in questi anni. Non siamo qui neanche per guardarci dietro le spalle, magari con qualche accento di nostalgia e di rimpianto, e neanche per lamentarci dei tagli e delle difficoltà economiche che ogni giorno in qualche modo incontriamo nella nostra azione. Siamo consapevoli e conosciamo bene, tutti quanti noi, colleghi, facenti parte di questo sistema, e siamo tanti, e fra qualche minuto dopo il saluto del Ministro sarà il Presidente nella sua relazione illustrativa a darci dei numeri significativi, siamo consapevoli delle difficoltà, delle incertezze, delle ombre che accompagnano il nostro lavoro di ogni giorno, ma tutti insieme siamo qui oggi e domani per metterci con umiltà e con disponibilità, con il nostro sapere, con i nostri saperi, con le nostre conoscenze a servizio del Paese. Come dicevo prima, questa conferenza non si tiene nella sede della Biblioteca Centrale Nazionale a caso, perché noi abbiamo come scopo quello di produrre in qualche modo sapere, conoscenza, di contaminazione di questi saperi, di queste conoscenze. Abbiamo voluto fare questo incontro di oggi e di domani proprio in questa sede, come diceva prima il direttore Vallone, perché questo riteniamo che sia un luogo di eccellenza per la formazione del sapere e delle conoscenze. E siamo qui, lo voglio dire, come sistema. Non siamo qui come semplice sommatoria di diverse articolazioni territoriali che una legge 20 anni fa e anche tanta buona volontà ha messo insieme nella nostra azione quotidiana, tanta buona volontà ha messo insieme. Noi siamo qui oggi come sistema, e mentre aspettiamo e ci auguriamo che questo sistema riceva una consacrazione legislativa a breve, e questo ci consentirà di definire normativamente il quadro, ma questa situazione normativa non farà che cristallizzare ciò che già da tempo, ogni giorno, noi facciamo e ci sentiamo di essere tutti insieme. Un sistema, un corpo unico, organico, che sente profondamente nelle sue componenti tutte importanti, dalla ricerca ai controlli, la missione unica che in definitiva è la tutela dell'ambiente come valore assoluto e non più come declinazione di altri valori, sia pure importanti. Questo incontro, dicevo, e mi avvio rapidamente alla conclusione, è il frutto di un anno di lavoro che abbiamo voluto dare a questo incontro un'impronta proprio di percorso che si è snodata attraverso 2 eventi collaterali che si sono tenuti nelle scorse settimane a Bologna e a Brindisi su 2 temi importantissimi non solo per l'ambiente ma per tutte le implicazioni riflesse, la qualità dell'aria e il rapporto tra ambiente e salute. E devo dire, ho partecipato a uno di questi 2 incontri e l'impatto, la partecipazione, come del resto la partecipazione di oggi, non solo degli addetti ai lavori, ma gli iscritti, gli oltre 500 iscritti di oggi e i 500 di Brindisi e gli altrettanti di Bologna testimoniano l'attenzione verso queste tematiche. Abbiamo voluto anche, e ringrazio tutti coloro che con me hanno condiviso la responsabilità organizzativa e scientifica di questo incontro, domani poi farò i ringraziamenti del caso al termine della nostra 2 giorni, abbiamo voluto caratterizzare questa conferenza come un percorso, dicevo, e l'abbiamo voluta aprire all'esterno, proprio per non cadere nella tentazione dell'autocelebrazione. Credo sia il primo evento in Italia in cui uno degli argomenti che dibatteremo nel pomeriggio di oggi è stato scelto
via web direttamente dai cittadini con un sondaggio che abbiamo svolto nei mesi di gennaio e febbraio, a cui hanno aderito migliaia di persone. Ce ne parleranno dopo di questa esperienza le colleghe che hanno seguito direttamente questo aspetto, così come voglio dire che siamo aperti ovviamente in questi due giorni a tutti i messaggi che per via informatica, via Twitter, i cittadini che ci seguono potranno mandare, che consentiranno anche ai relatori di dare risposte in tempo reale. Abbiamo un programma lungo, molto intenso, e non intendo sottrarre altro spazio. Ringrazio di nuovo il signor Ministro e tutti voi per la partecipazione di oggi e domani e soprattutto per l'attenzione con cui ci seguite ogni giorno. Ringrazio, lo faccio già da oggi in anticipo, tutti i colleghi del sistema per l'organizzazione di questa conferenza, che come vi ho detto è stata composta da vari momenti. Mi scuso sin d'ora per le anomalie, le disfunzioni, anche qualche incertezza di carattere organizzativo o nel protocollo che in questi giorni potrà capitare, me ne assumo ovviamente sin d'ora integralmente la responsabilità, ma vi posso assicurare che ce l'abbiamo messa tutta e sono sicuro che ci perdonerete con affetto se qualcosa non andrà per il verso giusto. Adesso, scusandomi anche per qualche parola di troppo che sentivo di dover pronunciare dopo un anno di lavoro per organizzare questa conferenza, cedo la parola e invito all'intervento il Ministro dell'Ambiente, onorevole Gianluca Galletti. Chiedo al Ministro un secondo solo, facendo le solite informali rotture del protocollo, chiederei a Giorgio Assennato di venire al tavolo della Presidenza. Mi sembra giusto per dare questo segno di sistema.